Il commissario di polizia Paolo Borghi venne ucciso a sangue freddo nelle strade di Roma. 5 micidiali colpi di mitra, sparati da una macchina in corsa, tolsero la vita ad un uomo che da sempre si era dedicato alla lotta contro il crimine organizzato. Il lavoro del commissario Borghi venne premiato con una luccicante medaglia al valore. Quel giorno l'Italia ebbe un nuovo eroe. Io invece persi mio padre. Le indagini sul delitto andarono avanti ancora per qualche mese, ma senza risultati. Dopo l'ennesima traccia svanita nel nulla, si decise di archiviare ufficialmente il caso. Nessuno era stato in grado di dare un nome al mandante di quel massacro. Forse nessuno aveva il coraggio di fare un nome. Cospicue mazzette misero il silenziatore all'intera faccenda. Così, eccomi arruolato in polizia, deciso a rimettere insieme i pezzi di quel puzzle. Giurai vendetta. Così mi sommersi completamente nelle indagini, andando contro tutto e tutti. Nel corso degli anni di servizio, mio padre si era fatto molti nemici. È vero, ma tutti sapevano che solo un uomo avrebbe tratto grandi vantaggi dalla sua morte. Un mafioso potente e socialmente altolocato. Nel giro era conosciuto come il Marsigliese. Fu proprio lui a commissionare l'omicidio di mio padre. L'unico poliziotto che non era riuscito a comprare con i suoi sporchi soldi. Ho cercato di sbattere dietro le sbarre gli uomini che quel giorno si macchiarono del suo sangue, ma invano. Il tempo purtroppo ha giocato contro di me, portandoli via prima che potessi sfogare tutta la mia rabbia e i miei proiettili contro di loro. Questo non ha di certo placato la mia sete di vendetta, né tantomeno ha impedito al Marsigliese di continuare i suoi traffici nelle vie della mia città. La giustizia purtroppo è cieca, inefficace, pura utopia del cazzo, ed è proprio così. Ve lo posso garantire, ho avuto modo di provarlo sulla mia stessa pelle. A volte il fuoco va combattuto con altro fuoco, e il sangue con altro sangue. Il Marsigliese presto farà parte del passato.